grande protagonista di questa giornata, primo gol che è servito per sbloccare questa partita, poi il rigore procurato alla fine, una grande giornata, una grande vittoria di squadra oggi del Pescara contro la capolista. Sì, hai detto bene, oggi penso che i complimenti vanno a tutta la squadra perché ha fatto una partita, un'ottima partita, anche il primo tempo dove non siamo riusciti a sbloccarla, però penso abbiamo fatto una grande gara e forse il primo tempo c'era forse un po' più di timore, però il secondo tempo abbiamo giocato ancora più sciolti e abbiamo fatto una grandissima gara. La mia prima domanda è semplicemente un raccontaci l'azione del primo gol, perché è stata la più bella della stagione. Non lo so, ancora lo devo rivedere, però se giochiamo così con fraseggi come abbiamo fatto sul gol si possono creare azioni, l'abbiamo create anche il primo tempo, forse abbiamo sbagliato solo gli ultimi metri, la palla gol, e secondo tempo siamo stati più bravi. Ledian, qual è la spiegazione di una metamorfosi che ha avuto questa squadra nel giro di una settimana brutta nel secondo tempo con la Spezia, straripante oggi contro la capolista? Ma secondo me bisogna parlare già dall'inizio. Io quando sono venuto qua l'anno scorso venivamo da un'annata difficilissima dove ci eravamo salvati l'ultima giornata a Venezia. E l'anno scorso si partiva con un altro obiettivo, cioè anzi non si partiva con obiettivi, si partiva dove c'era da fare un campionato ottimo e penso che abbiamo fatto un grandissimo campionato. Quest'anno secondo me dopo ci sono stati tanti cambi, siamo partiti forse perché venivamo da una semifinale playoff con obiettivi diversi. Penso che è forse un po' sbagliato perché questa squadra è nuova, ci sono tanti ragazzi nuovi che bisogna lavorare e non porsi obiettivi, cioè porsi fare più punti possibili per arrivare al prima possibile a salvezza e poi vedere oltre, però intanto fare più punti possibili. Ledian, avete fatto una grande partita oggi, avete fatto soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, avete costretto il Benevento nella propria tre quarti campo spesso e i numeri dicono che avete segnato 4 gol e il Benevento finora ne aveva subiti solo 3. Questo dà ancora più importanza alla vostra prestazione? Sì, sapevamo che il Benevento è una squadra che subisce pochi gol, sapevamo che è una squadra compatta e difficile da affrontare, forse, non forse, ma la squadra più attrezzata per andare in Serie A e stanno facendo un grandissimo campionato, sapevamo di affrontar loro, penso però che oggi abbiamo fatto noi una grande gara. Ledian, 4-3-2-1, è questo il modulo giusto, il vestito giusto per questa squadra? Bisogna dimostrarlo nelle prossime partite, una partita non basta, bisogna continuare così. Allora te la racconto io l'azione del gol, tanti tocchi di prima, poi la triangolazione con Machine, sei andato in area di rigore, tocco da calcio a 5 sul palo interno e il gol, adesso ti è un po' più chiaro. Sì, un po' me lo ricordo, lo voglio rivedere così capisco anche meglio, però mi ricordo che è stata una grande azione da parte di tutti. Ora tra 3 giorni si tornerà in campo, è giusto godersi in queste ore la vittoria con la capolista, però martedì ci sarà la gara con la Juve Stabia, una gara difficile contro una squadra che oggi ha perso su un campo notoriamente ostico anche per caratteristiche. Infatti bisogna mettere già da parte la partita di oggi perché martedì ci aspetta una partita difficilissima in un campo difficile e dobbiamo cercare di preparare il meglio possibile anche se c'è pochi giorni. L'ultima, Ledian, centrocampo oggi a me è piaciuto tantissimo, è piaciuto molto quando Palmiro prendeva palla e tu andavi con le sue caratteristiche a cercare la zona centrale più avanzata. Quanto vi è mancato Palmiro e quanto ti è mancato giocare nel tuo vero ruolo? No, vabbè, le ultime due partite le ho giocate da play, mi sono adattato, non è il mio ruolo, però quando c'è da giocare, anche se c'è da sacrificarsi, mi sacrifico, non è un problema se devo giocare play. Non sono le mie qualità. Però con Luca, ma penso oggi tutta la squadra, questa è una squadra che purtroppo deve cercare di giocare a calcio, perché abbiamo giocatori che se lo possono permettere.